buonasera, eccoci qua ad un nuovo appuntamento di retroscena con un altro allestimento di Shakespeare, perché dopo aver messo in scena come vi piace alla fine della scorsa stagione, inauguriamo, cominciamo quest'altra stagione 16-17 con un altro Shakespeare, perché come sapete siamo nel 400° dalla morte di William Shakespeare e inauguriamo con Misura per misura, uno spettacolo, un testo già messo in scena una ventina d'anni fa da Ronconi al Carignano, prodotto dallo Stabile, e questa volta messo in scena da Iuri Ferrini, produzione Teatro Stabile di Torino, che ha debuttato qui all'inizio della scorsa settimana. E quindi il nostro incontro questa sera sarà dedicato a una conversazione con Iuri Ferrini, che invito qui sul proscenio, e il resto della compagnia. E la conversazione sarà condotta dal professor Armando Petrini dell'Università. Come sapete, abbiamo sempre questa condivisione Centro Studi Stabile Università per questi incontri di approfondimento. Quindi invito qui in palcoscenico il professor Petrini. Ecco, al quale cedo il microfono, e Iuri Ferrini, che sarà seguito dall'intera compagnia. Grazie Pietro. Sedetevi. Noi origliavamo da dietro le quinte e non immaginavo che Pietro chiamasse prima me, quindi immaginavo che chiamasse prima Iuri. Bene, dunque, benvenuti a tutti. Grazie a Iuri Ferrini e, come vedete, a tutti gli attori che ci sovrastano anche da dietro, tutti gli attori della compagnia, per questa bella occasione di chiacchierata, un po' di approfondimento del lavoro. Mentre si sistemano, dunque io non so bene quanti di voi hanno già visto questo lavoro, perché il lavoro ha già debuttato Misura per misura, naturalmente sto dicendo, è già debuttato da diversi giorni, però è anche vero che starà ancora in questo teatro per ancora più giorni, nel senso che fino al 18 mi sembra dicembre, quindi c'è ancora molto tempo, e può darsi benissimo che c'è qualcuno di voi che non l'ha ancora visto ed è venuto per curiosità, vedo annuire, quindi probabilmente è così. Veramente qualcuno non l'ha visto? Qualcuno non l'ha ancora visto? Iuri Ferrini si chiede come è possibile che siate ancora... È incredibile. Però se sono qui... Forse probabilmente, anzi molto probabilmente, verranno, sono desideroso intanto di sentirvi, dirvi e sentirvi, e poi immagino anche di vedervi. Dunque, prima di entrare adesso con Iuri e con gli attori chiacchieriamo appunto di questo lavoro, Misura per misura, e che io ho visto ieri sera, quindi sono fresco, spettatore fresco, e che ho trovato molto, molto interessante. Io sono uno spettatore molto attento, non lo so, ma diciamo molto contento di essere spettatore del lavoro di Iuri Ferrini, perché io quando vedo il lavoro che fa lui a teatro, io intanto provo il piacere del teatro, che non è esattamente una cosa, per quanto possa sembrare strano, non è una cosa così frequente andando a teatro, anche provare il piacere del teatro. E ho ritrovato ieri sera delle cose che mi piacciono molto nel suo modo di lavorare. La prima cosa dalla quale vorrei partire nella chiacchierata che facciamo, poi entriamo nel merito dello spettacolo, naturalmente più nel merito dello spettacolo, la prima cosa che a me piace molto del lavoro che fa lui è che il suo teatro è un teatro d'attore. Il teatro dovrebbe essere sempre d'attore, nel senso che gli attori stanno sul palcoscenico e quindi sono loro che sono quelli che fanno il teatro, però non è sempre così, nel senso che il tipo di teatro che fa lui è un teatro eminentemente d'attore, e gli spettatori che hanno già visto questo spettacolo sanno che la scenografia è praticamente,
dico inesistente, ma insomma è questa, non c'è altro, non ci sono cambi di scena, gli attori, il tutto, lo spettacolo fa pernio sull'attore, sulle relazioni che gli attori instaurano fra di loro, sulle relazioni che instaurano con il pubblico, e da spettatori si ha la sensazione, ieri sera non era solo la mia sensazione, ho percepito che era una sensazione diffusa della platea, si ha la sensazione che stia accadendo il teatro, che stia effettivamente questo attore recitano e fanno accadere in quel momento quello che accade, quello che avviene, e anche questo non è una cosa, anche se può sembrare strano, non è una cosa così consueta in teatro. Quindi io, quando vado a vedere il lavoro che fa lui, sono sempre, mi è capitato che ieri sera, appunto, di essere gratificato in questo senso, di trovare un tipo di teatro che a me piace molto, poi questo naturalmente fa parte dei gusti di ciascuno, ma il mio gusto è questo, mi piace molto il teatro d'attore, quindi io partirei da qui. Intanto è vero, e poi se mi dici qualcosa su questo. Sì, sì, beh, ti ringrazio Armando, perché è proprio quello che cerchiamo di fare, il teatro d'attore, d'attori, è l'accadimento della relazione fra gli attori e il pubblico, quindi anche un teatro di pubblico, che viene per il pubblico, è la differenza tra il piacere e il dolore del teatro, insomma, forse, no? Quindi il piacere del teatro subito mi è venuto in mente il dolore. O la noia. O la noia, a volte è dolorosa. Però il gioco che cerchiamo di mettere in scena ogni sera, prendendo un testo, in questo caso siamo sostenuti, facilitati, se vogliamo, anche da un testo straordinario, perché intrecciato in un modo meraviglioso, oltre che scritto, anche se noi ovviamente lo ascoltiamo in italiano, con una semplificazione, se vogliamo, che è meravigliosa, di Carboni, che lui stesso riconosceva mentre traduceva l'impossibilità di tradurre il genio di Shakespeare, ma proprio per un ostacolo tecnico-linguistico, no? Il fatto che la lingua inglese è rapidissima e che le parole vogliono dire tante cose differenti, e quindi ci sono doppi sensi, giochi di parole nelle parole comiche, ma questo acquista un'altezza ritmica anche nelle parti in versi alta, e lui ha giocato con gli endecasillabi, ma dice: io in italiano, che la mia lingua viene da Cicerone, posso usare tre parole in un endecasillabo, non posso usarne di più, e quindi che ci faccio, diceva. Però insomma, grazie alla sua trasposizione in lingua italiana abbiamo però un materiale straordinario da interpretare, che credo sia per una squadra di attori. È una cosa a cui tengo molto, no? È che si capisca che l'accadimento non lo fa un attore da solo, mai. Lo fa un gruppo di attori. E allora è bello quando vedete, noi abbiamo aperto la scena, anche per starci tutti, spero chiuso, cadevamo di sotto, ma poi, sì, è vero, non c'è niente, questo niente non è facile da costruire, infatti è un bellissimo lavoro di Carlo De Marino, che ha improvvisato tanto, tanto, proprio come gli artisti, cioè so che ha mescolato colori in una pozzanghera, cioè sai questi geni, cioè in poco tempo ha realizzato questa scatola che serve giusto a contenere uno spazio vuoto, che non è facile da realizzare un vuoto, del resto questo non è un teatro elisabettiano, quindi loro recitavano nel vuoto e in pieno giorno, quindi non avevano neppure gli effetti luce. Però il palco era diverso, come magari molti di voi sanno, o se non lo sanno, insomma, c'è un solo disegno, tra l'altro, che lo testimonia, uno solo, di un certo David, e poi non se ne sa niente, insomma, cioè le hanno ricostruiti su questo disegno, i teatri elisabettiani. Però insomma, c'era il palcoscenico più aggettante, il pubblico era tutto anche intorno, quindi era un modo per raccontare storie, non c'era bisogno di niente. E infatti è difficile inscenare Shakespeare, vestire le parole di Shakespeare, come inteso come costumi, anche il lavoro di Alessio Rosati è spettacolare, così come il lavoro di tutti i collaboratori, di Lamberto Pirrone per le luci e di Gian Andrea Francescutti, di Marco Lorenzi, che è stato un regista aiuto, non un aiuto regista, ma proprio un regista, è un regista a tutti gli effetti, lo voglio ringraziare anche se non è con noi oggi. Cioè nel senso che non è venuto, sta benissimo, è giovane, sta bene, sei in salute,
E poi quello che accade ogni sera, e ogni sera proprio anche stasera per noi, cioè la cosa bella del teatro, che anche a me dà un grande piacere, cioè proprio un'emozione di gioia. Il dolore un po' lo si sente facendolo, è faticoso, cioè il teatro, ma vi direte, ma magari non sembra, non fa, in fondo non fate niente di strano, ma anche solo stare 2 ore e 40, e poi ne parliamo del tempo se vi spaventa, per quelli che non l'hanno ancora visto, ma cioè stare su un piano leggermente inclinato per 2 ore e 40 a spingere con il diaframma, che è uno dei muscoli più forti che abbiamo nel corpo insieme alla mandibola, cioè è fatica fisica, è fatica di concentrazione, di attenzione, ma è un piacere, cioè ti guida, ed è un piacere raccontare questa storia al pubblico in una semplicità tutt'altro che facile, ma è un gesto molto spontaneo, antico, semplice, che a me piace difendere in tempi in cui invece magari questa cosa viene vista un po' come dire, vabbè sì, ma alla fine insomma, il teatro di interpretazione, cioè interpretare dei ruoli e raccontare una storia è qualcosa che ormai si è già visto, la cosa alla moda forse in questo periodo, magari poi finirà anche questa moda qui, cioè di pensare che questa sia una roba superata, in realtà questa è la storia del teatro occidentale, che se ne dica, poi dopo ha avuto le sue arti sui bassi. Quindi ci tengo molto al fatto che è una squadra che lavora insieme sempre nei primi due atti, per esempio, perché se no si tende a confondere la cosa con una compagnia capocomicale dove c'è, no, c'è un teatro d'attore, nel senso c'è un attore e poi c'è un contorno. No, qui ci sono 12 attori, è il lusso che ci possiamo permettere, che nei ruoli più piccoli ci sono attori molto bravi, molto molto bravi, e anche magari un giovane come Marcello Spinetta, detto JB da me, che ha appena finito la scuola da un anno, due anni, ed è quindi ha un po' meno esperienza di me, ma è un attore meraviglioso come gli altri, ognuno col suo talento, ognuno con la sua preparazione, col suo livello di esperienza di palcoscenico, perché stare qui non è facile, bisogna ricordarcelo quando andiamo a teatro, non è per niente facile, ogni sera mettersi in gioco, fare accadere, tendere una mano al pubblico, prenderlo per mano, portarlo dentro una storia senza facili, come dire, senza fare... Qui ad esempio una cosa che mi fa piacere proprio di questo specifico spettacolo è che noi inventiamo quasi niente, direi niente, ogni tanto si esce, può essere mezza parola detta fuori tempo, una cosa in qua, non è... Lo dico davvero, Michele, quelli che improvvisano di più in genere, Michele, Angelo, io stesso, Matteo, cioè quelli che hanno fatto gli spettacoli con me più comici, dove allora l'uscita c'è. Qui invece, in questo testo qui, per quelli che l'hanno visto, è tutto scritto, tutto. Si tratta di fare finta che invece è inventato. Ho parlato troppo già. No. Siamo qui per ascoltarti e ascoltare. Per fare tempo al pubblico. Nel programma di sala... ci sono delle bellissime parole che ha scritto Yuri Ferrini, appunto di introduzione in qualche modo al lavoro, che sono su Shakespeare. E questa semplicità di cui parlava Yuri, che è una semplicità molto complessa, come diceva benissimo lui, che c'è in questo lavoro, c'è anche in Shakespeare, no? Sì. E Shakespeare, lui, secondo me giustamente, nel programma di sala sottolinea moltissimo Yuri, l'elemento invece spesso un po' sottovalutato, diciamo anche di chi conosce meglio Shakespeare, il fatto che Shakespeare era un uomo di teatro, di lui sono rimaste alcune opere, peraltro come lui dice alla fine dello spettacolo, in un finale bellissimo secondo me, vale l'intero spettacolo, e lui ricorda che c'è rimasto poco di quello che probabilmente ha scritto Shakespeare, ma insomma il fatto è che Shakespeare era un uomo di teatro, un capocomico, era un attore capocomico, nel senso che aveva una compagnia, ma nel caso di Shakespeare molto probabilmente era una compagnia corale, appunto, sì, come diceva, anche se ne sappiamo pochissime, però probabilmente era così. E mi sembra interessante questa sottolineatura che Yuri fa, perché forse non è un caso che una drammaturgia così ricca, così per chi la recita, è una drammaturgia così fertile, così ricca di spunti, sia frutto della penna di un uomo di teatro nel senso proprio... in senso stretto, cioè era uno che in teatro ci stava sulla scena.
Sì, lui stesso, anche se pare... E insomma aveva una sua compagnia. Sì, era stato, era impresario lui stesso, perché a Londra in quegli anni la scoperta del teatro era redditizia. Londra era una capitale commerciale attorno alla fine del 500, i primi anni del 600, quindi tutto ciò che si faceva doveva rendere. E il teatro era frequentatissimo, andavano 2000 persone in ogni teatro al giorno, ogni giorno. Pensate che roba, no? E poi di giorno, quindi non lavoravano più gli abitanti di Londra. Ed era un problema, tanto che hanno cominciato a spostarli verso sera, provare a spostarli verso sera, metterci le candele, e ha cominciato ad andare a fuoco i teatri. Perché stavano sperimentando, erano degli sperimentatori in qualche modo. E però, secondo me, per tutti noi che facciamo questo lavoro, un po' come è stato, se vogliamo, anche l'anno scorso per Molière, forse certo, abbiamo anche detto qualcosa di questo tipo. Quando tu hai a che fare con autori che sono stati attori, registi, la figura del regista... Antelittera. Sì, esatto, antelittera. Però capocomici o comunque semplicemente impresari, scrivevano perché funzionasse teatralmente. E sanno esattamente, io rimango ogni volta sorpreso parlando di questo testo, per esempio con Angelo ce lo siamo detti, battute comiche scritte 400 anni fa in sequenza, quattro frasi, che c'è un rischio enorme da dire, quattro frasi fanno ridere quando dice l'uovo di una sirena, detto in quel contesto lì, fa ridere. Era scritto Shakespeare esattamente così. 400, perché era gente che scriveva sapendo che cos'era la scena per attori, e infatti per noi, secondo me, è un aiuto enorme, cioè è come se sentissi immediatamente un legame attraverso le parole con chi ha scritto. Anche per Molière lo senti, Carlo Goldoni stesso, non sono tantissimi quelli che, però prima ancora Aristofane, Plauto, persone che si mettevano in gioco. Eschilo Sofocle. E quindi Ruzzante, esatto, c'è gente che si metteva in prima persona, che quindi in qualche modo. Poi la cosa bella che io cito alla fine è solo che sostanzialmente Shakespeare, per paura di essere depredato, siccome lui stesso depredava parecchio storie di altre, lì non c'era la SIAE che tutelava, quindi lui dava i bigliettini agli attori, dilla così, di questa, poi buttalo via, mangiatelo, brucialo, ingoialo. E quindi 7 anni dopo che era morto hanno preso la colpa, come se noi ci vedessimo qua e dici, com'è che la fa? Però dopo 7 anni, quindi quelli che erano ancora in vita, Richard Barbage, William Kemp, questi attori qua, Emin Condell, che sono i due che hanno scritto il primo libro del 1623, si sono messi lì a memoria e hanno recuperato 35-36 opere e l'hanno dato alle stampe per omaggio al loro amico scomparso Shakespeare, se no noi non avremmo niente. Non ha lasciato davvero niente, no? Cioè, io sono andato a documentare su un libro, tra l'altro molto divertente, di Bryson, Bill Bryson, che è un giornalista americano, scrive in maniera molto, molto scorrevole e divertente, diceva che sono tutte congetture il resto. Quello che sappiamo su Shakespeare sono al 95% congetture. I fatti sono, esistono 3 ritratti riconducibili certamente a lui e davvero 14 parole che lui sicuramente ha scritto di suo pugno. Per il resto non è rimasto nulla, anche perché nel 1666 Londra è andata a fuoco completamente, la città, e quindi ha bruciato tutto. Poi se c'era qualcosa è andato a fuoco, quello che si è salvato è quello che sappiamo. Però pensate, no, che come la memoria degli attori, il ricordo degli attori, l'affetto ha trasmesso, cioè proprio l'amore per il loro lavoro ha trasmesso il sapere teatrale fino ad oggi, e noi quando prendiamo questi testi in mano e ci immergiamo in queste storie ancora ci commuoviamo. Pianizioni straordinari, un cappuccio tirato su, non mi vedi più, poi lo tiro giù e sono io. È un giochino, no? È semplice, però è proprio quel teatro lì, chi lo guarda gioca a credere. Ti faccio ancora una domanda, poi eventualmente se sei d'accordo coinvolgiamo. Tu facevi riferimento prima alla traduzione che utilizzi, che è quella di Garboli. Garboli è un traduttore, è stato un traduttore attentissimo alla scena, ha tradotto anche Molière, insomma è stato un letterato davvero molto importante anche da questo punto di vista. E
E quindi le parole che ascoltiamo come pubblico sono frutto, naturalmente, di Shakespeare e poi di questa traduzione sapientissima, molto attenta alla scena di Garboli. Io ho l'impressione, però è proprio una domanda che ti faccio perché non so se è giusta, ho avuto l'impressione che nel vostro lavoro, che ho visto ieri sera appunto, ci fosse una sottolineatura ancora più marcata della commistione di elementi comici e elementi drammatici. Cioè, Misura per misura, come sapete, è un testo in cui questo carattere è molto forte, cioè Shakespeare è tutto percorso da commistioni, è una delle ricchezze, delle bellezze di Shakespeare è proprio questa. Misura per misura forse è uno dei testi in cui questo è più forte, no? Ci sono elementi molto comici, elementi invece decisamente più drammatici. E ho avuto l'impressione che nella vostra impostazione, nella tua impostazione, questa sottolineatura del momento comico fosse ancora più insistita. Io non so se è vero, personalmente l'ho trovata molto interessante, trovo sempre molto interessante. Il comico mi sembra che sia una delle forme artistiche più profonde, quindi poi inserita all'interno di un contesto drammatico. Fra l'altro, se posso dire, come spettatore, mi sembra che i momenti comici siano i più felici della vostra, del vostro stare in scena, cosa che non è scontata, nel senso che far ridere è molto difficile, è molto più difficile che toccare le corde più drammatiche, quindi ecco. Volevo chiederti se questa impressione è giusta oppure se semplicemente non è così. No, se uno serve la, diciamo, abbiamo indagato con consapevolezza all'interno del testo che molte situazioni, faccio un esempio per tutti, cioè una grande e importante scena dialettica tra Isabella e Angelo, divisa in due momenti differenti, mentre c'è una notte che passa, parte con un tema molto serio che è chiedere la grazia per un fratello condannato a morte a un giudice, da una suora novizia che ha una forte intransigenza anche lei, ma chiede pietà e il giudice dice propriamente che non lo può dare questa pietà, solo che se ne innamora e se ne invaghisce fortemente, eroticamente, passionalmente, insomma il giorno dopo tenta una concussione. Questa roba è scritta in modo che fa ridere. Allora fa ridere perché rende buffa, cioè prende in giro il concussore che tenta di mantenere la sua dignità di persona seria, ma che in realtà sta facendo una concussione. È come se noi vedessimo, cioè rapportandolo ad oggi, perché c'è l'elemento favolistico di partenza che è che un ragazzo, perché mette incinta la sua fidanzata con cui si sarebbe sposato poco tempo dopo, può essere condannato a morte. Questo per fortuna nella nostra parte del mondo, almeno questo non c'è. Abbiamo tanti difetti, ma non condanniamo a morte nessuno. Spero, mi pare, in tutta Europa, o comunque almeno in Italia, di sicuro. Legalmente non lo facciamo. Quindi, però, una volta assunto questa cosa qui, è come immaginarsi appunto una persona molto seria, un politico, qualcuno che piglia una bustarella o che propone una bustarella a una persona, un funzionario, in questo caso a una donna, una donna religiosa, che proprio non capisce neanche di cosa sta parlando, e questo è straordinariamente divertente. Sulla comicità, ti volevo dire questo, secondo me in realtà il contrappunto fra i due elementi, se poi ci succede tutta questa differenza, diciamo uno sostiene sempre l'altro, il fatto che si sia in un momento serio e teso, più che drammatico, un momento serio e teso e poi ci sia una rottura comica, può fare venire più facilmente la commozione per chi guarda. Questo era molto evidente nel Cyrano, non so se qualcuno di voi l'ha visto, se ricordate, lì era, è diverso perché il registro è più patetico, ma lo dico nel senso positivo, cioè il pathos proprio, c'è Cyrano che muore per un atto, il quinto atto della morte di Cyrano. Allora, e lui scherza con gli amici e questa cosa continua a fare riso e pianto finché il pubblico non gli scendono le lacrime e funziona sempre.
Qui è un po' differente, più umoristico, ma ci sono anche scene invece proprio comiche, cioè ha diversi registri di comicità. C'è un umorismo più sottile che quello, se vogliamo, delle alte sfere, delle figure come Isabella, Angelo, che ragionano. E poi c'è un umorismo dei bassi fondi, c'è una comicità, come dire, quella di Pompeo, Schiuma, Gomito, dei bassi fondi, però Gomito ha già una comicità che è un umorismo, perché sposta le parole e non è una cosa così rara. Anche c'è gente che dice una parola ma voleva dirne un'altra. Ora, in lui è quasi una malattia, è diventato dislessico, nella vita ormai. E poi c'è la figura di Lucio, per esempio, intanto io introduco anche voi, ma per dire, Lucio per esempio è un personaggio che si muove all'interno, e non solo lui, anche Pompeo in realtà, che è il clown, ma entrambi, per ragioni differenti, si muovono su diversi registri. Cioè lui dice una battuta che secondo me è straordinaria sui soldi, dice: nel mondo è finita l'allegria da quando hanno chiuso il vizio, il mercato della carne è aperto. È autorizzato quello dei soldi, dice una cosa meravigliosa, un testo, quindi ha delle altezze, così come Lucio si muove in tutti i registri, ha dei momenti di assoluta tragedia per la perdita del suo caro amico Claudio, dell'affetto vero che ha verso Isabella, e poi però fa delle uscite veramente assurde nel finale, nel processo, che fanno crollare il teatro da ridere, ma perché lui è fatto così, cioè è un'umanità, secondo me è quello che rende lo sguardo amorevole di Shakespeare verso questa umanità, è proprio quello che fa divertire gli spettatori, e occorre rispettarla e dargli la parola. Coinvolgiamo anche loro, Yuri, mi aiuti a farlo? Sì, beh, però senza forzare nessuno, se avete curiosità, anche tutti, certo. No, insomma. Non voglio forzare la persona a parlare, perché poi gli attori, in realtà noi siamo molto timidi. Ha detto timidi, siamo molto timidi, ha detto colpa di Gomito, che mi fa perdere, guarda, se lo guardo che mi va via l'italiano, lo dico in cinese se volete, comunque siamo più timidi di quel che sembra. Il giudice, c'è una domanda per il giudice, ah no, ho capito. A maggior ragione, quindi maggior forse ragione. Avete. Ma non avete domande? No, domande non abbiamo. Era terribilmente chiaro. Aspetta che arriva. Sì, ma arriva la signorina. Come qua. No, cosa molto bella è che si viene a teatro, ci si siede e si vede una storia, no? E ci si appassiona, ecco, noi che siamo molto abituati a delle cose veloci come il cinema, si sente? Il cinema, il computer, eccetera, non si percepisce la lentezza, no? Che è diversa, una velocità diversa, per cui apprezzo molto, e da tanti anni che seguo tutti voi, perché poi vi riconosco, per cui so che la compagnia è sempre la stessa, da 4-5 anni sempre, perché comunque si entra dentro la storia, no? Si entra dentro i personaggi, a volte io la storia la leggo prima, a volte no, ma non importa, no? A volte si vede il teatro che magari è anche fatto bene, però c'è qualcosa che è più stridente, più forzato, più c'è qualcosa che magari, non lo so, più noioso a volte, più oppure che si sente che magari il tempo, c'è molta differenza, no? Tra quello che viene rappresentato e l'attualità. Vedo i vostri spettacoli, non c'è questa sensazione, no? C'è una sensazione di scorrevolezza. Sono molto semplice in quello che dico, non ho nessuna domanda da fare, ma questo viene reso molto bene, perché io appunto da tanti anni guardo gli spettacoli teatrali, poi in realtà non studio, ecco, quindi non è che posso raccontare in modo diverso, però è bello perché uno si siede e dice: voglio sentire questa storia. Ma io
posso dire, volevo uno slancio, sì, un lancio sulle parole bellissime invece. Secondo me dover studiare per andare a teatro sarebbe una tristezza, sì. Cioè, come dire, per andare a vedere un film devo prima studiare, sì, il film. Non ho capito perché, cioè questo è non è un problema del pubblico, è un problema nostro, noi dobbiamo studiare per fare il teatro, non voi, cioè se non ci capite ci dobbiamo chiedere qualcosa, quindi non penso che ci sia necessario. Almeno, voglio dire, parlo del teatro, dei fondamentali del teatro, di queste storie che sono antiche, che vanno che possono essere interpretate in tantissimi modi. Poi ci sono delle cose anche molto belle, dove effettivamente in arte, anche nel teatro, dove effettivamente conoscere magari più che altro il percorso di quel determinato artista è più complesso, esattamente come nella pittura, dove io mi fermo a un livello proprio terra a terra, cioè, quindi non è che c'è. Invece il fatto di farsi rapire dalla storia e non sentire il tempo, io voglio dire questo, che quest'anno al pubblico affezionato del Gobetti abbiamo fatto un po' uno scherzaccio, cioè abbiamo messo due atti, cioè la fine dell'anno scorso, il primo tempo di quest'anno era la fine, sanciva la fine dello spettacolo più o meno, durava un'ora e 40, un'ora e 50, sì. Quest'anno finisce il primo tempo, poi ce n'è ancora anche il secondo che dura un'altra oretta. Ma non si sente. Non si sente, no, molti mi hanno detto, non ho guardato l'orologio neanche una volta, ero impressionato. Ma perché proprio la struttura del testo, che è fatta così. Sì, e poi comunque si sente molto che c'è un lavoro di gruppo, e quindi diventa davvero molto, molto scorrevole, piacevole. Non ho altro da aggiungere. Bravi a tutti. Grazie. Mi sento a disagio io col microfono. C'è una domanda? C'è una domanda. Per chi è? In generale, mi ha incuriosito molto la ragazza che ha detto. Mi ha incuriosito molto il disegno sulla scenografia. Ah. E mi chiedevo, c'era un perché, cioè... Stavo cercando di capire quale attrice stava indicando. Ragazzi. Sì, abbiamo capito. No, pensavo. Ti ha incuriosito? Scusami. Sì, mi ha incuriosito. Sì, cioè, se c'è una ragione dietro. A me è venuto in mente che potrebbe rappresentare Isabella, ma non. Potrebbe anche rappresentare Isabella, no? Potrebbe. Potremmo chiedere a Isabella, così la tiriamo dentro. Sì, in realtà appunto è una citazione di Baxi che ha fatto Carlo De Marino, quindi non è, confessiamo che non è, siccome Baxi non si sa chi è, potremmo anche dire che l'ha fatta lui. O magari a Carlo De Marino, però insomma l'ha reinterpretato, e sicuramente è una figura tirata dall'amore, in alto dall'amore e in basso dalla morte, quindi insomma il tema potrebbe essere Isabella. Potrebbe essere Isabella. Cosa devo dire? Qual è la domanda? Com'è? Il vento. Non so, perché ci sono un sacco di cose in realtà che si possono dire rispetto almeno a quello che riguarda la mia parte. Quello che posso dire è che per me il percorso che fa Isabella è una cosa che sento molto... Vabbè, faccio un exploit, nel senso, io sono buddista, pratico da circa 10 anni e quindi ho scelto nella mia vita comunque di approfondire un aspetto spirituale comunque, no? Anche molto concreto, perché il buddismo in realtà ha a che fare con una grandissima concretezza. E la cosa che ho trovato interessante, perché poi secondo me non accadono mai per caso il fatto di incontrare dei personaggi che in qualche modo tu presti qualcosa a loro o loro regalano qualcosa a te, no? E la cosa che ho trovato straordinaria è che Shakespeare era per me, io l'ho trovato un profeta, no? E le parole che usa sono così tanto
profonde e hanno la capacità di descrivere così profondamente il funzionamento proprio degli esseri umani che l'ho trovato straordinario. Io praticando e quindi studiando tanto, no? Questo tipo di, cioè cercando tanto sia nella mia vita personalmente sia nel cercare di capire come funziona, no? Come funziona la vita, come funzioniamo noi, come funziona la nostra relazione con l'ambiente e con le persone che ci circondano, no? E anche riuscire a capire quanto la nostra personale oscurità ci è da ostacolo alla più grande possibilità di espansione che ognuno di noi ha, no? E per quello che, ritornando alla cosa iniziale, sicuramente questa immagine è molto forte, no? Perché è come se fosse un po' questo conflitto enorme che tutti noi abbiamo e con cui dobbiamo fare i conti quotidianamente. La cosa che io, e poi chiudo perché sto già parlando troppo, la cosa che io ho trovato di estremamente interessante nel personaggio di Isabella, nonostante io arrivi da una cultura cattolica ma non sia più praticante, ho trovato dei grandissimi punti di contatto. E questa cosa mi ha colpito molto, perché è un personaggio che ha una profondissima spiritualità, ma è molto vera. Cioè si arrabbia, si è indignata per quello che succede, no? Però continua a lottare fino alla fine. E quello che fa alla fine, cioè l'azione proprio, no? Cioè di perdonare prima ancora di sapere che suo fratello è vivo, non è un'azione impossibile in realtà, ma è veramente come fare un passo di fede che non ha a che fare con qualcosa di trascendentale, ma davvero di pensare ad un'evoluzione. Cioè al fatto che secondo me la scelta che fa Isabella di perdonare proprio nel momento in cui il Duca dice proprio misura per misura, no? Cioè si ripete di nuovo lo stesso meccanismo di morte in qualche modo, e quell'azione lì così, così difficile da fare è una grandissima speranza per quello che viene più avanti, cioè per il futuro, secondo me. Basta. Dunque la mia destra, Lucio, allora, visto che cerchiamo di coinvolgere Angelo Tronca. E i personaggi non si incontrano per caso, anche nel tuo caso. Anche nel mio caso, sì. Forse sì, non lo so, forse questo personaggio mi ha cercato, e in questo senso io vorrei fare oggi, qui adesso, una grande difesa del comico. Perché più volte sento aleggiare sul pavimento come un fumo velenoso il fatto che la comicità sia in qualche modo inferiore. Non tutti la pensano così, ma soprattutto le persone più acculturate, gli intellettuali, i soloni, coloro che ne sanno, pensano che la comicità sia in qualche modo di basso livello. Ma non è soltanto oggi che succede questa cosa, ma da sempre un po' c'è questa tendenza. Non so, uno tra tutti, Charlie Chaplin, non ha mai vinto un Oscar, è uno scandalo, non l'ha vinto credo forse alla carriera. Totò non è mai stato considerato nel cinema italiano. Comunque c'è questa idea. E anche nel mio caso ho incontrato degli spettatori che mi hanno detto: vabbè sì, ma ti ho detto che è un personaggio comico. Okay. Oppure una regista di cui non farei il nome. Ma tanto fai il cognome. Cognome. No, Cristina Pezzoli che mi ha detto: no, ma tanto tu queste cose le sai fare, è un personaggio comico. E allora, innanzitutto non è facile per niente. E io penso che la comicità sia una delle forme più alte che noi abbiamo, perché la comicità non è soltanto, e in questo senso Shakespeare è geniale, non è soltanto far ridere, ma è creare, come nella poesia, e infatti io trovo una correlazione tra comicità e poesia, tra comici e poeti, infatti secondo me i comici sono dei poeti in un altro senso, creano un cortocircuito logico
prendono due sfere di significato, le fanno cozzare fortemente. Questo il contrario della previsione, cioè andare contro ciò che prevede l'altra persona che sta osservando, crea un cortocircuito logico e c'è questa espressione, c'è la risata. Questa cosa è una tra le cose più belle che ci possono donare gli autori e ci possono donare gli autori. E trovare attori che riescono a far ridere il pubblico, a far ridere la platea, è bello, ecco. E poi un gesto di grande coraggio anche volevo aggiungere, secondo me, fare teatro, cioè far ridere, è un gesto dove ci vuole grande coraggio. Assolutamente. Perché è proprio la zona, in realtà è la zona più difficile, per noi è gratificante quando funziona, ovviamente, perché sentiamo una risposta immediata, mentre invece l'attenzione, la commozione, sono un pochino più silenti per noi che siamo distanti qua. Però devo dire che quello che dice Angelo lo trovo molto molto vero, e volevo riprendere una cosa che mi diceva prima prendendo il discorso di Rebecca, molto importante, sul perdono, perché ci tengo, forse davvero è oltre lo spettacolo un momento di aggancio importantissimo con l'attualità. Se pensiamo ai conflitti più importanti, i conflitti che ci sembrano insanabili o che sono forse insanabili, mi diceva Crivellaro che questo è l'anno della misericordia, voluto dal Papa Francesco. Io questa notizia in realtà lo seguo con grande simpatia e affetto, come credo moltissimi più o meno credenti. Poi una forma di, come dice giustamente Rebecca, una spiritualità alta di questo personaggio, per me vale in qualunque confessione religiosa, in qualunque fede, dove non si predichi di ammazzare qualcuno in nome di Dio, ecco. E quindi voglio dire, ho simpatia ovviamente per questo Papa, per le cose che fa, a volte magari meno, se dice qualche cosa che non mi piace, ma insomma è un grande Papa, e quando e parla dell'anno della misericordia, del perdono, è l'altro elemento. Voi capite che grazia e giustizia sono inscindibili, cioè non ci può essere giustizia senza pietà, non ci può proprio essere, è un concetto che si svuota, cioè diventa un'applicazione rigida di norme incomprensibili, peraltro troppe, incasinate, quindi anche contro gli stessi altri articoli delle norme stesse. E questa cosa è, cioè il concetto di giustizia si svuota di senso nel momento in cui non è accompagnato dall'altra parola, grazia e giustizia, era il ministero, adesso non so se si chiama ancora così, a me pare di sentire solo il ministero della giustizia. Forse perché in questo momento tutti noi siamo tanto arrabbiati e abbiamo tanto bisogno di giustizia, perché c'è tanta ingiustizia. Ma quello che fa Isabella alla fine è un atto di eroismo vero, cioè mette via il dolore, lo mette da parte e cerca in qualche modo di aiutare sostanzialmente la sua cara amica Mariana, che ha fatto per lei, si è buttata in questa avventura senza sapere niente, senza ottenere nulla, e alla fine perdona il suo carnefice, perché per quel che ne sa lei, nella favola il fratello è morto e quindi è un dolore atroce, riesce a darci un esempio, ecco. Questa è l'arma, è lui, e la pace è la pace di cui parla Isabella. Se noi pensiamo a questi personaggi come funzioni anche di dove il Duca è una figura autorevole, Angelo è tutto e tutti i politici, potenti, corrotti, corruttori, concussori, eccetera, più che altro. E Isabella è tutta l'umanità indifesa. Ecco, allora arriviamo subito ai conflitti importanti di cui ci macchiamo le mani anche noi, e non c'è altra via se non quella della pace. Non c'è un'altra via, non è che si fa con le armi la pace. Io di questo, questo invece è il mio di outing, non voglio essere proprio esplicito,
non esiste un'altra strada. È chiaro che la strada che propone il personaggio, quindi per noi non è altro che una riflessione, perché poi uno dice sì, voglio vedere quando ti hanno ammazzato dei terroristi, dei tuoi parenti o le persone che ami, come fai a perdonare? Infatti non è per niente facile. Infatti è la via da guardare, osservare meglio e capire più presto possibile come fare a levarsi da determinate situazioni dove ci rendiamo responsabili per ragioni economiche sostanzialmente e geopolitiche di potere, da levarci prima possibile da quella logica di guerra. Parla anche di pace questo testo, di grande pace attraverso una storia privata, se vogliamo. Sembra così, no? Sembra quell'evento lì, ma in realtà non è quell'evento lì, è l'ipocrisia di un'arroganza del potere insopportabile. E infatti qua se ti va invito Matteo a dire una cosa proprio sul personaggio, sul fatto di quando dici la toga, la politica, no? Il mio sogno, il mio studio, c'è un personaggio. Buonasera a tutti intanto. Intanto sapendo che di dover fare Angelo, sapevo che tanto sarei passato per il cattivo comunque, nel senso che quello che viene fuori alla fine è questo. È chiaro che in realtà il personaggio di Angelo è interessante perché è in un testo che parla appunto di giustizia, di perdono, di morte, condanna a morte, forse il più grande prigioniero del testo è proprio Angelo, nel senso che è prigioniero di se stesso, dei suoi dettami, della sua intransigenza, del peso che deve portare, e incontra lo specchio, no? Di un'altra intransigenza, di invece di grande umanità, di grande fede, che gli crea un cortocircuito tale da non riuscire più a ragionare razionalmente, tanto da fare una cosa orrenda come quella che fa nei confronti di, in teoria, Isabella, ma in realtà Maria. È chiaro che per me è divertente questo, perché poter dare voce a questo tipo di persone che noi in realtà vediamo e conosciamo, io credo che la figura di Angelo sia molto attuale anche oggi, la concussione è qualcosa con cui abbiamo a che fare quotidianamente, di cui leggiamo, di cui magari abbiamo avuto esperienza, ci riporta a un quotidiano che ci è molto vicino. Poi qui nel caso specifico si parla di un atto sessuale, no? Non bisogna arrivare a tanto forse, ma è un qualcosa che anche in maniera minore conosciamo molto bene. Però tutto questo non è solo un carattere nero, no? È figlio di una forte inquietudine di questa persona. Che noi ci siamo voluti raccontare essere figlia di un precettore, no? Che l'ha costruito in questo modo, che non gli ha dato modo di sviluppare e conoscere l'amore, no? Cosa che rifiuta prima con Mariana e che allontana, ma che non riesce più a allontanare nel momento in cui conosce Isabella, quindi sia in un modo che in un altro ne viene colpito e sopraffatto e non è più capace di gestirlo. Questo è l'angelo che ci piace raccontare, una figura che comunque sì, è il cattivo, è quello che alla fine verrà giudicato come viscido, come sinistro e tutto, ma che è molto sfaccettato. Sì, o almeno è quello che mi piace poter provare a portare in scena tutte le sere. Qualcuno di voi che vuole intervenire? Prego. No, volevo rispondere ad Angelo, mio amico collega Angelo, sulla comicità, no? Cioè, secondo me non ti devi conciare per il fatto che non è denigrata la comicità, perché secondo me il comico va contro il potere, va contro, si fa beffe della convenzione, si fa beffe di tutto ciò che è convenzionale, quindi cazzo, è pure una fortuna che sia denigrato in qualche modo. Cioè, è dalla parte dei perdenti, in qualche modo. Penso. È proprio per quello che fa ridere, è quello che è una grande. Per quello che ha una grande umanità, insomma.
cioè se fosse, se facesse parte della scala gerarchica di tutti gli altri, non sarebbe più, non avrebbe più quello, quella forza, quella potenza, secondo me. Sono d'accordo. Sono lapidario, sono d'accordo. Sì, io sono d'accordissimo, ovviamente. Avete sentito prima che dicevo quelle cose che dicevo sul comico. Naturalmente c'è la comicità più bonaria, no? Quello di regime. Più di regime, ecco, diciamo, senza fare nomi, ma insomma. E cognomi si possono fare. E c'è la comicità invece più cattiva, più graffiante, più quella effettivamente che diciamo, rovescia l'ideologia, il potere, insomma, ecco, ovviamente. In questo senso il comico è la forma più alta, secondo me, di arte possibile, come il nostro Lucio ci ha richiamato. Pensa che tutti i monarchi del passato, insomma, come pare, no, dalle cronache, delle storie, avevano sempre vicino a loro il giullare, il buffone che li prendeva in giro, li serviva, avere un contratto che rischiava qualcosina, perché erano dei monarchi, erano dei serial killer i monarchi, c'era gente, cioè, comandavano tutto loro, no? Cioè, invece adesso che siamo in una democrazia, è strano, ma i commedianti, i comici, chi fa satira, se è un po' troppo pungente, rompe probabilmente le scatole, a diversi livelli, non solo i livelli che possiamo immaginare, è diventata una roba interessante, cioè addirittura adesso c'è lo scontro, è diventato una roba accesa, perché, ma perché in realtà la politica ha bisogno di consensi, mentre all'epoca non c'era bisogno di consensi, il monarca era il monarca, punto, comandava lui. Siccome la politica ha bisogno di consensi, ha trovato un palcoscenico, tra virgolette, in realtà no, nella televisione, ma nel mondo dello spettacolo, un canale molto grande per ottenere consensi, ha invaso il campo dei comici e si perdono i confini fra le cose, cominciano a essere più divertenti i politici dei comici, no? Sì, cioè io ho sentito che proprio una, diciamo, sovrapposizione uomo, che diciamo. Grasso ha detto a Crozza, più di 20 anni a questa parte, a De Luca, diciamo, di smettere di imitare Crozza. Hai sentito questa notizia? Che il presidente della Camera, Piero Grasso, ha detto a De Luca di smettere di imitare Crozza, che lo imita. È straordinario, io trovo sublime questa cosa, ma l'ha detto seriamente, cioè non è una cosa, ha detto De Luca deve smettere di imitare Crozza. Non credo che Grasso abbia letto Oscar Wilde, quindi non credo che arrivi da quella prospettiva, penso che sia più appunto. Dobbiamo chiudere, Pietro? 5 minuti. C'è una domanda? C'è una. Una domanda al personaggio, riguardo al personaggio del Duca, no? Luce e ombre, no? Quindi luce e ombre, è un personaggio che deve ricorrere comunque all'intrigo, a nascondersi per in qualche modo agevolare la verità, per farla trionfare. Qual è il messaggio, come l'ha vissuto, no? questo conflitto, come ne esce questo personaggio? A me non ha convinto molto, no? Nel senso che non mi convince che vi sia un messaggio così pessimistico per cui la verità, per poter trionfare, l'onestà, deve ricorrere comunque all'intrigo, al doversi nascondere, perché il Duca sceglie di lavorare in questo modo, no? Sott'acqua. Guarda, secondo me due cioè la risposta più diretta è che per me è stato un viaggio molto enigmatico quello del Duca, cioè non me lo spiego del tutto. Ovviamente ho dovuto farmi una mappa dentro la mia testa, cioè è una cosa molto autoriferita all'inizio, cioè un viaggio di crisi sua personale, girando per i bassi fondi probabilmente, o comunque per mischiandosi col popolo, cioè togliendo la propria identità di potere, lasciandola ad un altro e vestendosi da frate in modo che nella convenzione di favola è irriconoscibile, lui può sentire anche cosa dicono di lui, cioè è molto autoriferito, ma viene a sapere una storia che lo appassiona
E a quel punto ne perdo anch'io un po' le tracce. Quindi, da un punto di vista scenico, io ti direi che è quello che è. Cioè che è un Deus ex machina, per lui non rischia niente, per lui basterebbe levarsi il cappuccio. E quindi si presta a provare anche lui a muovere le cose. Dopodiché, per associazione libera, mentre poi mi è venuto in mente al film Snowden, che io e Mattia abbiamo visto qualche giorno fa, bellissimo film di Oliver Stone, bellissimo, e alla vicenda di questo Snowden che ha dato origine al Freedom Act, che negli Stati Uniti è diventato legge. Cioè, a volte invece per far trionfare la giustizia, l'intrigo internazionale, il fatto di poter rubare in qualche modo dei dati protetti, segretati da un potere arrogante, è necessario. Quello rischiava, il duca no. Ecco, questa è la differenza. Però mi è venuto in mente questo, ecco, ma mi è venuto in mente più per l'osservazione, dicevo, ma è possibile che per far trionfare la giustizia nel mondo civile, democratico, come dovrebbe essere ormai, e tutti ci stiamo rendendo conto che è una faccenda molto più complicata di come ce la stiamo dipingendo noi stessi, è molto più difficile, perché ci piacerebbe chiamarla democrazia, che tutto il popolo davvero avesse il potere di decidere, ma poi è tutto molto complicato. Quel mondo lì, il mondo da cui, l'altro elemento favolistico è che quel mondo lì, il mondo da cui proviene Shakespeare, era un mondo monarchico, un mondo, quindi per lui il potere è rappresentato da una figura. La cosa che assomiglia di più per me è un clan malavitoso, cioè il duca è una specie di boss di questa città, ma e cerca di amministrare secondo giustizia. In realtà a un certo punto, secondo me, rimane colpito. Sul finale c'è un passaggio importante, quello che sottolineava Isabella, che tra l'altro proprio il critico dell'Avvenire mi ha, secondo me, un po' rimproverato, come se l'avessi inventato io. In realtà è di Shakespeare, vi do questa notizia, la battuta che dico dopo il suo intervento l'ha scritta Shakespeare, non è un mio commento assolutamente né all'attrice né alla sua interpretazione. Dice: lei fa tutto il discorso sul perdono con lo sforzo enorme, la sofferenza, e il duca tace, poi dice supplica stiracchiata e fa ridere gli spettatori. In realtà io lascio un tempo comico, racconto. Non lo faccio per quello, lo faccio per cercare di raccontare il fatto, cioè come dire, beh, che parole meravigliose, e poi invece torna a scherzarci sopra, proprio per lasciare un eco di questa cosa. Quindi alla fine il duca che fa? Il duca sembra che stia facendo uno scherzaccio sull'orlo del patibolo a Claudio, gli dice vai a morte, tutto, cioè gli fa una finta esecuzione, fa soffrire Isabella. Io ogni volta mi chiedo, ogni volta che gli dice no, preferisco poi che... Sì, perché così è più vero, è molto metateatrale probabilmente, quindi non va svelato tanto che cosa pensa il duca. È a servizio del pubblico che poi si fa la sua idea, è un po' il giudice istruttore, se vogliamo, che però mette contro delle figure che soffrono, per cui io non capisco. Infatti secondo me alla fine nella nostra messa in scena, cioè il duca alla fine chiedeva la mano a Isabella proprio apertamente, anche lo ripeteva ancora nei ringraziamenti finali, dove io ho aggiunto semplicemente il nome degli attori, ma quello è tutto scritto da Shakespeare. Sì, lo so. Sì, no, è importante, ci tengo moltissimo. Sì, travestito, sentire cosa dicono, certo, è un leitmotiv quello del travestimento, e sentire cosa dicono di te, che è una roba che se oggi lo potessimo fare nella realtà ci farebbe venire i brividi, e infatti lui incontra Lucio che gli dice di tutto, poi non lo perdona. Beh, insomma, morale della favola che secondo me, ho preso un po' il filo che stavo dicendo. Ma mi hai fatto perdere il filo, Matteo. Vabbè, sarà stata la cosa stupida allora. Prendo la parola io per concludere. Se permettete, così, perché cosa... ormai siamo arrivati. Siamo sforando. No,
anche perché abbiamo completato, diciamo, il cerchio di questo incontro, di questo approfondimento. Io però mi riservo mezzo minuto per sottolineare l'aspetto che questo tema della religiosità morale buddista, evangelica, Papa Francesco, è molto meno casuale di quanto non si pensi, perché a mio parere, se noi rammentiamo che Piero Craveri ha scritto un importante saggio intitolato Il Vangelo di Shakespeare qualche anno fa, questa storia, Misura per misura, altro non è che una parabola morale. E quindi il duca altro non è che il padrone della vigna, il signore, è quello che dà i talenti e poi chiede conto dei talenti, è l'amministratore della giustizia, del bene e del male. Quindi è un potere superiore che vede senza essere riconosciuto e quindi alla fine amministra la misericordia, il perdono. Lo apprende. Poi c'è anche Mariana, per esempio, che è un altro personaggio che testimonia eroicamente questo amore, che capovolge la malvagità di Angelo e lo coinvolge nel suo amore, che è comunque indefettibile, incrollabile. Quindi diciamo che questa alla fine è una parabola morale, una storia morale con molti personaggi, tutti emblematici di situazioni che poi Shakespeare sa costruire in un modo romanzesco, classico, affascinante, per cui non sono soltanto delle figurine, ma è una storia che ci coinvolge. Allora, grazie di questo incontro a Iuri Ferrini, grazie a tutti gli attori della compagnia. Chi non l'ha ancora visto, tornate e venite a vedere lo spettacolo. Quanto invece al nostro pubblico, a noi di Retroscena, ci diamo l'arrivederci per il programma di Retroscena mercoledì 11 gennaio, dopo le feste, per l'incontro su Natale in Casa Cupiello di Edoardo, sarà condotto da Federica Mazzocchi e Armando Petrini, mercoledì 11 gennaio. Domani invece, se siete interessati, abbiamo anche un convegno su Natalia Ginzburg, su questo palcoscenico, su questa sala, da domani mattina alle 10 a domani sera, organizzato con l'Università di Torino e dal nostro centro studi, coordinato dalla professoressa Franca Bruera e legato al cinquantenario della messa in scena di Ti ho sposato per allegria, lo spettacolo che verrà rappresentato nella Sala Pasolini qui al piano di sotto questa sera e che il Teatro Stabile ha allestito nel trittico diretto da Leonardo Lidi per il centenario di Natalia Ginzburg. Quindi arrivederci o a domani mattina oppure dopo le feste per l'11 gennaio, Natale in Casa Cupiello. Grazie a tutti.